Che traffico che c'è questa sera, mamma mia, facciamo un ripiloghetto, va? L'eternità era la voce di Giorgia alle 20:23. Il viaggio continua con Alessandro De Gerardis e Nicola Pambuffetti alla parte tecnica e tanti, tanti in viaggio qua e là per l'Italia. Come del resto era prevedibile per questo lungo ponte, ci sono code sulla 1 tra raccordo tangenziale est di Milano e Melegnano verso Bologna, tratti in A1 tra Lodi e Fine Compranari Piacenza, tratti tra Milano Est e raccordo Viale Certosa sulla 4 verso Torino. Rallentamenti di 1 km sulla 6 Torino Savona tra Altare e allacciamento con Savona, code sulla 7 tra Busale e il Bivia 12 e sulla 7 abbiamo code anche tra il Bivia 12 e il Bivia 10 in direzione di Milano. Code sulla 7 a Genova Ovest in direzione Genova, tangenziale Ovest di Milano ancora code a tratti per 7 km a causa del traffico, 6 km sulla tangenziale Est tra Segrate e Via Rubattino, inizio raccordo 1 in direzione Sud. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, code per traffico tra Masone e il Bivio con la 10 verso Genova. E poi andiamo a vedere anche altre situazioni. Tangenziale di Mestre, terminate le code per traffico tra la 4 e Dolomirano. Sulla tangenziale nord di Torino, code ancora per 4 km per un veicolo fermo in avaria tra Venaria Stadio e Pianezza Collegno, direzione della 32 Torino-Bardonecchia. E passiamo poi a vedere la situazione anche sulla 10, dove ci sono code per traffico tra Renzano e il Bivio a 7 verso Genova. Un'ora è il tempo di percorrenza. Tratti li troviamo anche tra Bisola e Savona verso Ventimiglia, sempre verso Ventimiglia. Tra Savona e Orcofeldino 12 km di code a tratti. Rallentamenti sulla 12 tra il Bivio a 7 e Recco verso Livorno. Code sulla 1 a tratti tra Modena Sud e il Bivio a 14 verso Bologna. Code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Tempo di percorrenza 55 minuti. Code a tratti sulla 1 tra Ronco Bilancio e Calenzano verso Firenze, 40 minuti il tempo di percorrenza. A tratti le troviamo anche in A1 tra il nodo A24 e Valmontone in direzione di Napoli. Attenzione anche per quanto riguarda il raccordo Viterbo-Terni, code a tratti per uno scambio di carreggiata tra la statale 205 Amerina e lo svincolo statale 3 Ter di Narni e Terni e San Gemini in entrambe le direzioni. Sul grande raccordo anulare di Roma, code a tratti tra Casal del Marmo e la Rustica in carreggiata interna, a tratti anche per incidente tra la Rustica e Anagnina in carreggiata interna, è chiusa la corsia di marcia. Code a tratti tra Pontina e diramazione Roma Sud in esterna. Rivediamo anche altre situazioni e passiamo alla diramazione Roma Sud. 1 km di coda per incidente tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione del raccordo. Traffico bloccato per incidente in questo momento tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in entrambe le direzioni. Rallentamenti poi sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta, direzione Pozzuoli. È la volta della Sicilia. A 19 Palermo-Catania, rallentamenti per recupero mezzi incidentati, riduzione di carreggiata tra Resuttano e Tremonzelli verso Palermo, si transita solo sulla corsia di sorpasso e sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, rallentamenti, visibilità ridotta per un incendio tra Campobello di Mazara e Castelvetrano in direzione nord al chilometro 96. Tantissime le notizie, tantissimi anche i messaggi che ci giungono, più tardi ne leggeremo altri al 348-103-1010. Solamente uno voglio leggerlo, quello di Roberta, dice veicolo in fiamme in A10 prima dell'uscita Voltri verso Savona. Grazie per questa segnalazione, Kings of Leon con Sex on Fire e la musica riprende. Ah, che tirata, che tirata.